Sul caso De Girolamo tarda questa mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle, perché e quali sono le novità su questo caso che oggi avete presentato in conferenza stampa? Tarda sì la mozione di sfiducia purtroppo perché i partiti non si prendono la responsabilità di votare, di cacciare via questi personaggi che vanno avanti con favoritismi e con un sistema clientelare. E le novità sono che la De Girolamo ogni volta che parla peggiora sempre di più la sua posizione, sia in aula perché non ha risposto ad alcuna domanda, sia in altre trasmissioni televisive dove dice che addirittura il direttore generale Michele Rossi, che è poi oggetto delle intercettazioni dove parla del controllo del 118, l'ha praticamente dovuto nominare perché era l'uno dei due beneventani su indicazione politica. Al di là del fatto che è indecente che per un direttore generale di un'azienda sanitaria si va avanti su indicazione politica e non su curriculum e su merito, ma è indecente anche come abbia mentito pubblicamente la De Girolamo, perché noi abbiamo chiaramente gli atti dove si dimostra che i candidati professionisti beneventani ne erano almeno 20. Quindi la cortesia almeno di non mentire più, di lasciare in pace la sanità campana, che è già fin troppo martoriata, e sarebbe veramente un bel gesto quello di dimettersi direttamente, ma visto che noi non lo fanno e andiamo avanti con la nostra mozione di sfiducia. La mozione non è stata calendarizzata. No, ancora no, perché nella capigruppo continuano con questo attendismo perché tanto c'è il rimpasto, perché fanno i soliti giochi politici che a noi non interessano. A noi interessa solo liberare la politica da questi personaggi e soprattutto dare finalmente qualche rappresentante dei cittadini degno di portare avanti i loro interessi. Ora io vorrei fare un vero appello e l'appello lo rivolgo come al solito al PD, perché dopo che l'interpellanza del PDL si rivolgeva al ministro con la domanda che cosa intendesse fare per risollevare la sua immagine, è chiaro come col PDL non ci possa essere alcun tipo di appello, però almeno al PD voglio chiedere veramente di farla finita con questa schizofrenia continua, di questa ipocrisia che li porta a dire una cosa fuori dal Parlamento e una cosa all'interno, e di incominciare a fare atti concreti, soprattutto di smetterla di fare queste interpellanze farse che sono state portate avanti direttamente dal ministro ed era chiaro, ma soprattutto di votare la nostra mozione di sfiducia, perché queste persone se ne devono andare, non solo per il bene di una regione, non solo per il bene della sanità, ma per il bene di tutti i cittadini e di tutta la politica che deve incominciare a riprendersi. Mozione tarda perché comunque si tratta di un atto politico, si tratta di un atto strategico. In realtà le motivazioni che sono dietro a questa mozione sono motivazioni che risalgono a un bel po' di tempo fa. De Girolamo ha questo comportamento clientelare sin da quando era deputata, quando telefonava all'allora capo di gabinetto Ambrosio per orare la causa del proprio curriculum vitae ed essere nominata sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura. Quindi è un comportamento che ha avuto come deputato e che ha tuttora poi come ministro, come abbiamo potuto vedere dalle registrazioni che sono state trascritte dalla stampa, e appunto noi ci auguriamo che il Ministero dell'Agricoltura si meriti di meglio. Il ministro dice che non ha mai favorito né aziende né dirigenti, che il suo comportamento in sostanza è lineare. Lo potesse dimostrare, saremmo molto contenti di questo. Fino adesso non ha risposto a nessuna delle domande poste.